A Lecce il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese e Don Luigi Ciotti a confronto per parlare di come risolvere concretamente il problema del caporalato. Antonio Ignoni. Il caporalato si combatte necessariamente insieme e un coinvolgimento ampio e sinergico e un'attenzione alla specificità dei contesti, secondo me, sono davvero gli assi cartesiani entro i quali disegnare ogni iniziativa di contrasto al fenomeno. Le istituzioni devono lavorare insieme per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura con la firma di protocolli su base territoriale, come è accaduto a Foggia e in altre realtà locali, a ribadirlo alla ministra dell'Interno Lamorgese, intervenuta in collegamento alla giornata di riflessione sul caporalato organizzata dall'Università del Salento insieme alla Fondazione Don Tonio Nobello e all'Associazione Bachelet, che hanno presentato i primi risultati di una ricerca condotta congiuntamente ed avanzato 10 proposte operative per combattere il fenomeno. Dalla possibilità di rafforzare una collaborazione, una cooperazione europea per mettere insieme problemi comuni e dare una risposta più efficace, ha un intervento sulle condizioni del mercato del lavoro. Le prefetture hanno lavorato molto, anche il Ministero dell'Interno. Noi come Dipartimento stiamo facendo tutto questo grazie a un progetto FAMI, della linea FAMI, un progetto europeo gestito dal Ministero dell'Interno che ci sta dando la possibilità di lavorare su queste proposte. Il piano triennale di contrasto al caporalato è stato ed è un passo molto importante. Ma occorre contrastare i padrini oltre che i padroni e bisogna soprattutto riformare lo stato sociale per offrire opportunità alle persone e cancellare i decreti sicurezza.